Si è svolto lunedì scorso al Circolo di Fratelli d'Italia di Ragusa, il primo di una lunga serie di incontri tematici in vista delle prossime elezioni amministrative. Nell'incontro tematico dedicato al centro storico sono state tante le segnalazioni delle problematiche che riguardano tale zona della città, dalla via Roma al City, dalla pulizia alla mancanza di parcheggi, dalla chiusura delle attività commerciali all'esistenza dei limiti urbanistici per la ristrutturazione degli immobili, dalla necessità di incentivare le attività culturali alla creazione di una rete museale, dall'ordine pubblico alla sicurezza, dal decoro urbano alla circolazione stradale e poi ancora dai servizi per i cittadini e per i turisti al potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico. Si è anche discusso sugli interventi che andrebbero adottati per cercare di risollevare in tempi brevi questi problemi, dichiara così il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Alessandro Settinieri, perché siamo consapevoli che la crescita e lo sviluppo della nostra città non possa prescindere in alcun modo dal centro storico, su cui purtroppo da molti anni abbiamo ascoltato tante parole e pochi fatti. Alla base di tutto c'è sicuramente la necessità di adottare una politica di programmazione e di progettazione a lungo termine per invogliare cittadini e commercianti a tornare a investire nel centro storico e a scommettere sulla ricrescita. Poi conclude ancora Alessandro Settinieri, pur nella consapevolezza che non potrà essere certamente riportato agli sfarzi di un tempo, ma sicuramente non si può più continuare ad assistere al suo lento decadimento. Sulla questione della sicurezza è anche intervenuto Luca Poedomani, responsabile centri storici, ordine e sicurezza di Fratelli d'Italia, che sollecita un intervento del sindaco affinché si vieti di bivaccare e dormire sui monumenti e sulle panchine di tutto il centro storico, vedi per esempio le panchine di via Roma, e ancora affinché si predispongano in maniera repentina e risolutiva adeguati servizi di controllo e repressione con l'ausilio anche delle forze dell'ordine. È inconcepibile, conclude Poedomani, accettare gli episodi di violenza culturale e sociale che vengono spesso messi in atto da gruppi di giovani e adulti che si dilettano a bivaccare, bere, urinare, dormire e altro ancora negli spazi di Piazza San Giovanni, addirittura sul sagrato della cattedrale o sulle balaustre antistanti, in spregio non solo alla sacralità del luogo ma anche alla più elementare forma di vita sociale. La comunità ragusana, conclude Fratelli d'Italia, non merita tutto questo.